Allora, ragazzi, benvenuti. Sono un po' emozionato. Questa è la prima serata che facciamo così aperta a tutti, dove presentiamo un nostro ospite che questa sera ci parlerà, diciamo, di tutto quanto quello che è il discorso tassazione su Bitcoin e criptovalute. È un dottore commercialista, è un revisore contabile, è un fiduciario commercialista. Ed è un grande esperto. Ho il piacere di presentarvi Giorgio D'Amico. Buonasera a Giorgio, tutti, ci sei? ciao, grazie della presentazione. Io sono un vecchio appassionato di criptovalute e cercherò questa sera di darvi quantomeno una rapida visione di quali sono le problematiche associate alle criptovalute quando si parla di fisco. Gli altri mi Benissimo. sentono, quindi immagino che ci siano dei problemi individuali. Vedo che qualcuno commenta, dice che non sente, ma purtroppo diciamo, non sono tecnicamente in grado di aiutarlo. Allora, cominciamo a affrontare un pochettino il problema. Il primo problema che sicuramente abbiamo quando si cose qui è capire che cosa dal pubblicare, perché dovete sapere che giuridicamente, cioè, le criptovalute sono un fenomeno tecnologico che si è sviluppato in qualche modo spontaneo, ma che è difficile da inquadrare dal punto di vista giuridico, perché va un po' al di fuori di quelli che sono gli schemi contrattuali ordinari e tradizionali. E il risultato è che, da un lato, non sono stati, diciamo, inquadrati a livello civilistico. Dall'altro, il fisco sicuramente non ha ancora emanato regole specifiche e le interpretazioni che sono state fornite, le circolari, le risposte agli interpelli sono ancora abbastanza parziali, abbastanza limitate. Quindi bisogna lavorare di fantasia, bisogna lavorare di interpretazione. Il primo punto fondamentale, e questo bisogna che tutti lo sappiano, è che esistono regole generali e queste regole generali valgono anche per le criptovalute, vale per tutto quello che riguarda le criptovalute. Per cui nel momento in cui si fanno operazioni sulle criptovalute bisogna conoscere e applicare le regole generali che riguardano questo genere di attività, nel modo in cui si riesce, nel modo in cui queste regole possono essere adattate al contesto delle criptovalute, che diciamo così, può creare delle difficoltà perché le criptovalute non sono fatte per conto loro per soddisfare determinati requisiti e al fisco sostanzialmente non gliene frega niente perché quello che va fatto per il fisco va fatto a prescindere. Quindi se vi accorgete che alcune cose sono problematiche, dannose, possono creare dei problemi, è ben possibile perché certamente nessuno nell'ambito degli uffici fiscali si preoccupa di fare regole che non vadano a contrastare con la realtà economica sottostante. Questo vale per le criptovalute, vale anche per tutto il resto. Quindi questa sera, nell'ambito dei tempi che abbiamo e per il fatto che cerchiamo di rendere la cosa leggera, io onestamente non starò a menzionarvi norme, cioè sarà una presentazione per non tecnici. Se c'è qualche tecnico che ascolta, spero che sia comprensivo, nel senso che, visto il contesto, vista la circostanza, visto che è il primo intervento di questo genere qui, sarà poco tecnico e cercherò di essere abbastanza operativo e, didattico. Perfetto. Allora, andiamo a caricare la prima slide, la terza slide, scusatemi, perché qualcuno deve caricarle una alla volta. Così siamo anche più comodi nella lettura, insomma, siamo più. Infatti sì, vorrei. Allora, le criptovalute cosa sono? Sono un bene immateriale, perché il dato certo è che non si toccano, non si vedono. Esistono perché sicuramente esistono nel momento in cui vengono minate, nel momento in cui vengono create, la combinazione di codici crittografici esiste e ha determinate caratteristiche e quindi sicuramente è un bene immateriale che permette di associare un certo
valore, qualunque cosa questo sia, perché anche questo non è benissimo chiaro, ad un determinato conto, e questo conto potrà disporne in quanto dispone della chiave privata che permette di effettuare il trasferimento seguendo le regole della seguendo le regole della particolare blockchain all'interno della quale ci si trova. Io farò riferimento in linea generale alla blockchain di Bitcoin, chiaramente sono talmente, diciamo, ci sono aspetti tecnici talmente complessi che peraltro io potrei anche non conoscere, e quindi non entrerò su questi tecnicismi. Comunque, fondamentalmente, parlando di Bitcoin, noi abbiamo un valore associato ad un determinato indirizzo pubblico e che può essere spostato su un altro indirizzo pubblico solo usando le appropriate chiavi private. Che chi possiede la chiave privata associata all'indirizzo pubblico sul quale sono depositati determinati bitcoin ne ha la disponibilità, quindi può disporne. Per questo genere di beni chi dispone è proprietario. Quindi se voi disponete delle chiavi private di un conto dove ci sono un certo quantitativo di bitcoin, quei bitcoin sono vostri e ne siete proprietari. Se voi comprate o vendete criptovalute, bitcoin in particolare, state facendo un'operazione di cambio, quindi mezzo di pagamento contro mezzo di pagamento, mentre l'acquisto di beni o servizi con le criptovalute è di fatto una permuta, ovvero sia un contratto perfettamente valido dove le parti si accordano non di pagare con una valuta fiat, ma di pagare con un bene fisico. È come se io dessi, che so io, un paio di scarpe in cambio di 3 kg di banane. È un contratto valido, è un contratto a prestazioni corrispettive, quindi che non può essere messo in discussione dalle parti. Quindi se qualcuno vi dice che Bitcoin non è una valuta a corso legale e quindi il pagamento potrebbe essere richiesto una seconda volta, c'è una domanda sui wallet multi-signature, questo è molto divertente, questo è un aspetto, sicuramente importante. Se ci sono più personaggi che possono firmare sullo stesso wallet, dagli accordi che hanno fra di loro, sostanzialmente, quindi dipende dal rapporto sottostante, non si può dire di chi sia solo sulla base della firma. Quindi dicevo, la permuta è un contratto valido perché le parti sono d'accordo di scambiarsi un determinato valore con determinate modalità, e il Bitcoin, così come gli Ethereum, così come qualunque altra criptovaluta, sono un bene immateriale che io posso dare in cambio di qualcosa. La controparte non è obbligata ad accettarli, ma se li accetta l'operazione si completa e l'operazione è perfezionata ed è giuridicamente valida. Se io presto un servizio, se io faccio un lavoro in cambio di Bitcoin o di criptovaluta, sto facendo ricavi, quindi sono reddito, e sono reddito nel momento in cui lo percepisco. Qui interviene un altro problema di cui parleremo poi anche un pochettino più avanti, cioè quello del valore normale. L'intera normativa fiscale si basa sul concetto di valore normale, che è già di per sé abbastanza complessa e abbastanza incerta. Nel campo delle criptovalute a maggior ragione è complessa e incerta, perché dire cosa sia il valore normale di una criptovaluta, specialmente di fronte a fluttuazioni molto importanti, è difficile. Cioè il valore del Bitcoin è il valore di Bitcoin a fine giornata, inizio giornata, durante la giornata, la media della giornata, su quali exchange e così via. Quindi ci sono tutta una serie di considerazioni che devono essere fatte e che non sono affatto banali né semplici. Passiamo alla slide successiva. Beh, mi sembra molto chiaro il discorso che hai fatto fino adesso. Ci sono eventualmente domande su questo punto? Non credo. Ok. Allora, cominciamo dal mining, perché così, è il momento originario, il momento in cui viene creata la valuta. Il mining è tecnicamente attività di impresa, e questo bisogna che ce lo diciamo chiaramente.
Perché non è attività artigianale, in quanto produce un oggetto che è di per sé indifferenziato, cioè il Bitcoin che produco io è identico al Bitcoin che viene prodotto da qualcun altro, quindi manca quella connotazione di personalità nel produrre che è quella dell'artigiano. È una produzione che presuppone l'utilizzo di mezzi fisici organizzati, quindi il computer, il software, l'energia elettrica e quant'altro, e quindi si parla di un'attività d'impresa. È un'attività d'impresa che comporta magari piccola impresa, nel senso che stando al di sotto delle soglie previste dalla legge, che sono molto molto alte in questo campo, poi è chiaro che sono a molti impianti per la produzione di Bitcoin, magari va fuori scala come impresa, però tendenzialmente è una piccola impresa. È una piccola impresa che però ha, anche se non viene svolta in maniera esclusiva, ma viene svolta in maniera abituale, quindi in maniera ricorrente, e per produrre Bitcoin bisogna starci dietro un bel po' di tempo, quindi tendenzialmente è un'attività abituale. Capite che abbiamo un problema di attività di impresa. Questa impresa deve essere registrata e ci sono tutta una serie di obblighi che riguardano la costituzione dell'attività di piccola impresa, la Camera di Commercio, e anche il discorso fiscale, perché l'articolo 55 del testo unico dice che sono redditi di impresa i redditi prodotti attraverso l'esercizio delle imprese commerciali. E ci sono poi a seguire tutte le regole su come si calcolano i redditi, sui costi, i ricavi, eccetera, eccetera. In linea di principio, i ricavi che provengono dalla vendita del Bitcoin prodotto sono componenti positivi di reddito, quindi sono ricavi. Tutti i costi sostenuti sono costi e sono deducibili. La cosa, diciamo così, sulla quale si potrebbe discutere è se io debba considerare il ricavo il Bitcoin nel momento in cui il Bitcoin viene prodotto oppure nel momento in cui il Bitcoin viene venduto. Secondo me deve essere considerato ricavo quando viene venduto, perché fin tanto che io l'ho prodotto e me lo tengo lì, è come se lo avessi in magazzino, e avendolo in magazzino lo devo tenere al costo, quindi al costo di quello che, diciamo, costi che ho sostenuto per produrre. Qui poi si inseriscono tutta una serie di problematiche ulteriori che riguardano, per esempio, i mining pool, perché se io partecipo a un mining pool con il mio impianto, sto comunque facendo un'attività di impresa, sia pure in forma associata. Quindi ho associato la mia impresa a un gruppo più grande, però la mia attività in quanto tale è un'attività di impresa. In questo senso poi c'è l'aspetto della localizzazione, perché se l'impianto che io utilizzo per fare il mining è fisicamente localizzato in Italia, è un'impresa italiana. Se questo impianto si trova all'estero, oppure è addirittura un impianto in outsourcing, quindi io non ho un impianto fisico mio, ma l'ho preso in affitto, l'ho in qualche maniera in gestione, allora lì si entra in un discorso un pochettino diverso, perché potrebbe essere anche qualificato dal punto di vista in maniera fiscale, però entriamo in un campo un pochettino più articolato e sul quale bisogna fare ancora delle riflessioni. Sì, rientrano in questa casistica, vedo la domanda, Genesis Mining, eccetera, eccetera. Sì, perché qui molti utilizzano, esatto, Genesis Mining, Hashflare. Su questo mi riserverei di fare delle riflessioni, anche perché lì quello che dipende molto è il tipo di contratto che viene stipulato con il pool, con la società. Sì, se qualcuno mette a disposizione degli impianti e tu, a fronte di un pagamento, poi riceverai in cambio il Bitcoin che viene prodotto attraverso l'utilizzo di quell'impianto, secondo me siamo in una fattispecie leggermente diversa, non parliamo di attività di impresa, però ci dovrei pensare su un pochettino meglio. Allora, okay. Tutto chiaro su questo? Ci sono domande? Scusate, perché io devo capire, ho paura di perdermi le slide, perché adesso siamo arrivati alla 2. Alla 3. Adesso sì, ma devo ingrandirla, sennò... Scusate, un attimino solo. Questo per quello che
riguarda il file mining si ponga questo problema. Tenete presente che avere il mining formalmente si potrebbe immaginare di intestarlo a società estere, eccetera, eccetera, è un argomento che magari potremmo affrontare via residuale, però in generale, siccome sono società che comunque hanno poca consistenza estera e le attività di gestione, le attività manageriali vengono interamente svolte in Italia, si potrebbero porre dei problemi di esterovestizione. Sono cose molto delicate sulle quali, diciamo così, bisogna fare delle valutazioni volta per volta. Andiamo avanti, parliamo di cose un pochino più generali, il trading e l'exchange. Per quello che riguarda i trader, c'è un problema che è un problema anche del mondo reale per quello che riguarda i mercati finanziari, cioè se io sono uno che ha una schiera di 15 analisti, computer, linee super computer che fanno intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, e i miei utili derivano dal fatto che io compro e vendo attività finanziarie, dire che quella non è un'attività d'impresa è veramente dura. E quindi se io sono uno che ha un'organizzazione di mezzi e di persone per fare compravendita di titoli, quella è un'attività d'impresa e va gestita come attività d'impresa. Stesso discorso vale per l'exchange, cioè colui che professionalmente nei confronti del pubblico svolge un'attività di compravendita delle valute virtuali. Sono tutte e due attività d'impresa, quindi vanno gestite come attività d'impresa. Cosa diversa è invece una persona fisica che fa attività di investimento, anche se la fa in maniera un pochettino aggressiva, cioè compra, vende in maniera diciamo frequente, perché quella è generalmente riconosciuta come un'attività di investimento privata e quindi non si rientra nell'ambito dei redditi di impresa, ma come vedremo si rientra nell'ambito dei redditi di redditi diversi, redditi di diciamo di altra natura. Anche per quello che riguarda trader ed exchange ci sono i problemi che riguardano sia l'interposizione fittizia che l'esterovestizione. L'interposizione fittizia è quella cosa per cui i redditi vengono fittiziamente attribuiti a un certo soggetto, che sia una persona o che sia una società all'estero o oppure qualcun altro che comunque non è lui il vero proprietario di quei redditi, e quindi lì si pone un problema di interposizione fittizia, piuttosto che non io faccio apparire che quei redditi vengono conseguiti all'estero da un soggetto estero. Tenete presente che queste cose sono molto molto delicate, perché il fisco, nel momento in cui si accorge di questo genere di fenomeni, ha il potere di riattribuire, quindi di ricollocare i redditi e di cercare le imposte dal soggetto che effettivamente li ha conseguiti. I bot, da questo punto di vista, sono un'altra di quelle cose particolarmente complicate, perché un bot teoricamente diventa un soggetto più o meno autonomo, però colui che lo ha creato e colui che riceve dal bot eventualmente una quota dei risultati dell'attività di quel bot, di fatto è il suo proprietario ed è il beneficiario dei redditi che vengono prodotti. Come se io non so, mettessi una macchinetta contasoldi, come se io facessi diciamo l'equivalente della macchina del caffè, dove la gente viene, mette la monetina e prende il caffè. In questo caso è il proprietario della macchina colui che incassa fisicamente quei soldi, e quindi il bot deve essere considerato più o meno allo stesso modo. Fantastico questo esempio, sì, è chiarissimo. Non esistono bot autonomi da questo punto di vista, hanno sempre dietro qualcuno che li ha creati, e nel momento in cui questo qualcuno riceve determinati proventi, quei proventi sono nella fattispecie proventi di impresa, tra l'altro. Volendo si potrebbe immaginare che siano proventi di lavoro autonomo, perché per produrre il bot, che è un oggetto invece diversamente dal Bitcoin unico,
effetti io ho impiegato le mie capacità personali, quindi si potrebbe dire che ho fatto lavoro da programmatore, ho fatto, diciamo, un lavoro di tipo diverso, quindi che non sia un reddito di impresa, ma che sia un reddito di lavoro autonomo. Sono cose delicate, vanno viste volta per volta. Comunque, tecnicamente, mentre la macchina del caffè è sicuramente impresa, mai visto un proprietario di macchina del caffè pagare le tasse? Non sarei così sicuro. Comunque, diciamo, quello è un problema diverso, poi le paghi o non le paghi. Però tecnicamente, diciamo, mentre la macchinetta del caffè è impresa, io che produco una macchina con certe caratteristiche uniche e questa macchina poi mi gira dei proventi, possiamo anche immaginare che sia lavoro autonomo. Però, ripeto, è un aspetto un po' delicato. Purtroppo, ecco, io non voglio che abbiate la sensazione che mi tiro indietro su certe cose, però ci sono alcune cose che sono oggettivamente incerte, cioè sono oggettivamente da un lato nuove e dall'altra difficili proprio da inquadrare, cioè, ci possono vedere in maniera diversa. Con il trend attuale questo vale per molta gente. Allora, andiamo avanti. L'attività di investimento. L'attività mainstream, diciamo, di comprare la criptovaluta, tenerla lì e rivenderla per farci un reddito, diciamo, è attività di investimento. Nel caso bot si usano API degli exchange, quindi è generato all'estero come l'estero vestizione. Caspita, qui andiamo sul difficilissimo. Allora, se io sono in Italia e faccio qualcosa all'estero che mi dà dei redditi, i redditi sono comunque redditi italiani, perché io non li sto attribuendo ad un soggetto estero. Sono redditi esteri, ma che io devo dichiarare in Italia. Come se io facessi una consulenza a un soggetto inglese e lui mi paga la consulenza. È una consulenza che comunque va dichiarata in Italia. Quindi da questo punto di vista io direi che non c'è estero vestizione, però c'è l'obbligo di dichiarare il reddito nel paese di residenza. Quindi, dicevamo, però anche lì il caso dei bot, gli API, gli exchange, sono tutte cose che vanno guardate bene. Si possono in qualche misura generalizzare, però vanno viste proprio con un po' più di concentrazione rispetto adesso. Se poi, ecco, da questo punto di vista ci fossero delle domande, come dire, che hanno una valenza generale, potrei anche prenderle come spunto per scrivere qualche articolo su Steemit. Quindi se poi volete mandarmi dei quesiti o delle cose, io cerco di raggrupparli e magari facciamo qualche pubblicazione su. Ci arriviamo a Quadro TV. Allora, mi sentite? Pronto? Sì, ti siamo avvisati se qualcosa va storto, avvisatemi. Prima c'è stato un momento in cui è laggato, ma può darsi. Sì. Allora, l'attività di investimento. Se io sono uno che compra e vende criptovalute nel tempo libero e lo faccio, diciamo così, in maniera non professionalmente organizzata, faccio l'equivalente che se giocassi in borsa. Quindi faccio due tipi di reddito. Redditi diversi, che sono i capital gain sostanzialmente, quindi redditi sulla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, e redditi di capitale, che sono sostanzialmente quei redditi che vengono pagati dallo strumento finanziario mentre io ce l'ho in mano, quindi dividendi piuttosto che cedole di interessi. Sia l'articolo 67 del testo unico che l'articolo 44 del testo unico sono ampi, hanno tutta una serie di lettere, sublettere, lettere che poi sono state aggiunte col passare del tempo, per ricomprendere tutte le diverse fattispecie di operazioni che vengono fatte, i pronti contro termine, le vendite a termine, le opzioni, i futures e tutte quelle robe là. Vi basti sapere che in linea generale le attività delle criptovalute comunque rientrano nell'ambito dei redditi prevalentemente diversi. Sono poche quelle che rientrano nei redditi di capitale. Mi pareva di leggere che banchiera, per esempio, è previsto che paghi periodicamente qualcosa ogni settimana. Quello sarebbe reddito di capitale.
così come mi pare che ci sia WePower che anche paga qualcosa sotto forma di redditi a chi detiene i token. E quindi esatto, anche NIO, bravo. Quelli sono redditi di capitale che vanno calcolati come redditi di capitale. Questi sono, diciamo, i due ambiti. Adesso li vediamo un pochettino meglio, anche perché calcolare sia i redditi diversi, cioè, i redditi di capitale sono relativamente facili da calcolare, i redditi diversi sono veramente complicati. Ho perso un po' di domande, scusate. C'era il prezzo di vendita finale, se trado più volte la criptovaluta va calcolato facendo la differenza tra l'ultima vendita e il prezzo di acquisto iniziale. Magari fosse così facile. Mo ci arriviamo. Magari fosse così facile. Se compro oggi un bitcoin o 10.000, lo rivendo domani a 20.000, magari nel momento in cui riporti 20.000 sul conto corrente devo dichiarare qualcosa. Allora, non nel momento che lo riporti sul conto corrente, a fine dell'anno. Cioè, adesso vediamo come fa. Cioè, non è nel momento in cui li ho guadagnati, anche perché se poi dovessi fare un'altra operazione nel corso dello stesso anno e dovessi perdere, quella perdita me la posso portare in detrazione. Quindi adesso vedremo che i redditi vanno calcolati con riferimento all'anno fiscale, quindi dal 1 gennaio al 31/12 tutte le attività di compra e vendita vanno messe in un unico calderone e faccio il saldo netto, però le singole operazioni devono essere prese una per una. E adesso ci arriviamo. Sui 56.000 euro, adesso ne parliamo, ho scritto un articolo su quella cosa. 56.000 euro non c'entrano niente con i capital gain. I redditi diversi vanno dichiarati senza soglia. Teoricamente, e teoricamente significa che dal punto di vista di come è scritta la norma, io anche se guadagnassi solo 100 euro, dovrei dichiarare i 100 euro che ho guadagnato. Questo è ciò che è scritto. Il reddito viene realizzato nel momento in cui vendo. Quando vendo il singolo asset, quindi vale per tutte le vendite che io faccio. Quando io faccio una vendita di qualunque, faccio l'operazione di vendita, quell'operazione di vendita è rilevante ai fini dei redditi diversi. Devo andare a vedere cosa ho venduto, quale era il costo di carico fiscale della cosa che ho venduto, e fare la differenza. Quello è il reddito di quella operazione. Se io passo da una criptovaluta all'altra, fate attenzione perché questo è un po' complicato, io è come se vendessi contro euro la prima valuta, quella di provenienza, e ricomprassi allo stesso prezzo in euro la valuta di arrivo. Quindi se io faccio Bitcoin contro Ethereum, adesso non ho in mente le quotazioni a mente, però è come se io vendessi Bitcoin contro euro al prezzo di oggi e comprassi Ethereum a quel prezzo, quello stesso prezzo di oggi, e li mettessi come costo storico a quel prezzo lì. Quindi l'operazione, la prima operazione, la cessione dei Bitcoin, mi fa plusvalenza. E poi andrò a vedere a quanto venderò gli Ethereum, e se li dovessi vendere a un prezzo inferiore farò minusvalenza. È una faccenda complicata, però questo vale per le valute in generale, cioè quando io faccio operazioni dollari canadesi contro dollari, è come se vendessi dollari canadesi contro euro al prezzo che mi dice Banca d'Italia e comprassi i dollari allo stesso prezzo. Questo è quello che succede. Per di più bisogna calcolare col sistema LIFO, quindi il primo asset che viene venduto, cioè l'ultimo, se io ho comprato... Last in, first out, no? Last in, first out, quindi se io ho comprato 50, poi ho comprato 100 e vado a venderne 50, i 50 vanno, devo prendere la metà degli ultimi 100 che ho comprato, quindi il costo storico di riferimento è quello degli ultimi 100. Se poi ne vendo 100 avrò il costo storico dei primi 50 e degli altri 50. Devo andare all'indietro, l'ultimo che entra è il primo che esce, esattamente. I commercialisti impazziranno, questo vale in generale, sì, i commercialisti impazziranno. Sono cose un po' complicate, però nel momento in cui uno si organizza poi si possono fare. Il problema è che il controvalore deve essere valorizzato sempre in euro, e in caso di acquisto e vendita contro
dollari o contro altre valute, bisogna considerare il cambio ufficiale contro l'euro, così come pubblicato dalla Banca d'Italia. Ovvero sia, se io vendo Bitcoin contro euro in dollari, quei dollari, dal punto di vista del ricavo, io li devo convertire in euro e li devo convertire al cambio che mi dice la Banca d'Italia. La Banca d'Italia tutti i giorni si prende la briga di pubblicare i dati relativi a tutte le valute più o meno del mondo e vi dice quanto valgono. Ok? Fin qui ci siamo. In generale, i redditi diversi sono assoggettati a tassazione sostitutiva, aliquota 26%, vanno messi nel quadro RL e vanno messi sostanzialmente con riferimento all'anno, all'intero anno fiscale. Quindi tutte le operazioni concluse tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno. Se alla fine dell'anno io ho più perso che guadagnato, quindi ho fatto un totale di perdite maggiore del totale dei guadagni, la perdita me la posso riportare in avanti per i 4 anni successivi. Quindi la stessa, se io l'anno prossimo guadagnerò, quest'anno ho perso qualcosa, quello che ho perso me lo porto in deduzione dal guadagno dell'anno prossimo e pago il 26% solo sulla differenza. Chiaro? Questo tra l'altro è un aspetto importante perché anche la certificazione delle perdite è una cosa che nel momento in cui io voglio utilizzare quelle perdite, avere della documentazione che mi permette di dimostrare che ho fatto quelle perdite è importante, perché sennò il fisco non ve le riconosce. Finché non incasso con bonifico, la plusvalenza non si genera, anche se sull'exchange non ho criptovaluta ma euro. No, purtroppo no. Non è che se non incassi non hai fatto plusvalenza. Tu la plusvalenza la fai nel momento in cui hai venduto la criptovaluta, anche se ti sono rimasti i soldi sull'exchange o se non hai incassato. Purtroppo le singole operazioni vanno contabilizzate una per una, quindi non c'entra il fatto che io alla fine mi faccio restituire il bonifico. Le singole operazioni vanno contabilizzate. Andiamo tutti in galera, dai. Non si va in galera per queste cose. Queste cose qui ci sono... Sì, no, ragazzi, quello che stiamo dicendo adesso è quello che... È quello che bisogna, quello che dice la legge, esattamente. Quindi, quello che bisogna sapere che sarebbe il punto di riferimento. Poi, nel momento in cui uno si accorge, avrei dovuto fare, non ho fatto, eccetera, eccetera, esistono i ravvedimenti operosi, esiste tutta una serie di sistemi dove se io faccio le cose fatte bene più o meno riesco a non è così brutta. Non si va in galera, si paga solo. I criptocommercialisti ci stiamo arrivando. Esatto, questo è il punto anche che vogliamo fare sulla situazione. Perché è una materia veramente ostica. Adesso, al di là delle regolamentazioni che esistono, sicuramente dovranno anche nascere delle regolamentazioni ad hoc, perché sennò capisci bene che diventa un casino poi gestirla. Beh, ho visto che c'è un sito, non è solo un sito, credo che sia proprio un ICO in Germania, che fa in questo momento i calcoli, che sono più o meno complicati allo stesso modo, anche in Germania, in Svizzera, e non mi ricordo bene se in Francia. Si chiama CryptoTax. Ed è gente sveglia da quello che ho visto, però non hanno la parte italiana, credo vogliono farlo su interessante sì. Vogliono, diciamo, è un ICO, stanno lanciando il... ecco, in pratica ho fatto trading BTC euro su The Rock Trading e non ho dichiarato ancora nulla del quadro RL, ho ancora tempo per farlo. Dipende da quando hai fatto il trading. Penso che se l'hai fatto quest'anno sei ancora tranquilla, cioè se l'hai fatto nel 2017 sei ancora nei termini per fare la dichiarazione. E quindi i termini per la dichiarazione del 2017 sono ancora aperti, per cui non ci sono problemi. Si sente ancora? Ci siamo? Sì, ti confermo. Vedo qualcuno, ogni tanto qualcuno dice è saltato l'audio. Succede a volte qualcuno. Chi dichiara non fa altro che autodecensarsi ed essere perseguitato a vita. Non facciamo valutazioni di natura politica.
Sì, esatto, atteniamoci a quelle che sono le disposizioni attuali e cerchiamo di capire, di realizzare cosa dovremmo fare per stare tranquilli su tutti quanti i fronti, no? Sì, no, noi parliamo poi di ciò che è scritto, esattamente, poi esatto. Le scelte ognuno si prende, diciamo, si prende la responsabilità di quello che fa, fa quello che ritiene di fare, noi diciamo quello certo. Che andrebbe fatto, poi anche proprio le dimensioni materiali del rischio, eccetera, non è. Sono valutazioni che vanno fatte volta per volta. Se io comprassi Bitcoin a 1000, a fine anno il Bitcoin 10.000, con questo Bitcoin compro una macchina, da chi lo accetta come valuta per pagare le tasse? Sì, hai fatto una plusvalenza di 9.000. Perché hai comprato a 1000 e hai venduto il Bitcoin a 10.000 contro una macchina che ragionalmente aveva un valore normale di 10.000. Quindi si potrebbe discutere che se la macchina, diciamo così, non valeva proprio 10.000, poteva valere 9.500, però il valore normale della macchina è il prezzo a cui tu hai venduto il Bitcoin, e quindi lo devi portare a fronte del costo storico, e quindi hai fatto una plusvalenza. Sì, la risposta è devi pagare le tasse. Un'informazione: wallet online, Spectre Coin, si possono detenere e cambiare crypto, ma anche convertire crypto per buoni di Amazon, e quindi comprare qualsiasi merce su Amazon. In questo caso bisogna comportarsi. E quando lo converti nel buono di Amazon, che ha una denominazione in dollari, hai fatto la vendita della cripto. E quindi quello è il valore che hai incassato e che devi confrontare col costo storico per stabilire se hai guadagnato oppure no. Sì, ragazzi, non stiamo qua a vedere tutti i casi particolari. Sì, beh, diciamo, queste poi sono domande. Tutti quanti stiamo cercando un modo anche per evitare, magari, di. Cioè, o meglio, quindi, leggo che ci sono varie persone che stanno proponendo, no, delle. Nella realtà non è così. Cioè, la materia ti obbliga a pagare le plusvalenze che hai, come abbiamo visto prima, no? Sì. Che hai ottenuto. Quindi non c'è l'escamotage, questa sì. È la legge. Se io cambio una cripto in euro e ricompro con quegli euro un'altra cripto, devo pagare le tasse sul primo cambio? Sì, sicuramente sì. Come vi dicevo, ogni singola operazione di cessione, ecco, chifo. È una vendita. Cioè, io quando cedo, se non cedo contro euro, ma cedo contro un'altra cripto, è come se avessi venduto la prima contro euro, e devo farlo al cambio che mi dice la legge. E quindi sì, bisogna pagare le tasse sul primo cambio. Come fa lo Stato a controllarmi? Poi ci arriviamo a quello lì, ecco, ci arriviamo. Questo è un po' il punto, no, della questione, cioè al momento le criptovalute, con quelle anonime, quelle non anonime, eccetera, lì si aprono tutta una serie di. Ma quelle poi però, ragazzi, sono, è una discussione che esula dall'obiettivo della serata, che è quello di chiarire la normativa vigente, che cosa ti impone di fare. E qui noi trattiamo questo argomento. Poi ognuno certo. La vede come abbiamo detto prima, come vuole. Insomma, ognuno si assume la responsabilità di quello che fa. Sì, esattamente così. E dicevo, chi compra un ICO, l'ICO dipende, il prezzo è quello che tu hai pagato fondamentalmente, quindi se tu hai pagato in dollari, il prezzo è il dollaro cambiato al cambio euro di quel giorno, quindi sostanzialmente non, diciamo, anche nell'ICO non c'è un valore normale, c'è il valore che tu hai diciamo pagato per comprare quello che hai comprato. Se hai usato una criptovaluta, sarà il valore di quella criptovaluta che hai dato in cambio per ottenere i titoli. Quindi non c'è un valore unitario, però c'è il valore che tu hai pagato, il prezzo che hai pagato, e quello lì diventa il prezzo di carico di quella partecipazione. È complicata sicuramente anche l'ICO, però l'ICO però fondamentalmente è quello. La cripto, essendo una valuta riconosciuta, è considerabile come un baratto? Ho detto prima, sì, è una permuta, cioè il baratto come figura giuridica non esiste, ma è sostanzialmente la stessa cosa, la permuta è merce contro merce, quindi lo è, ma chi controlla lo vediamo dopo. Il trading online è impensabile tracciare ogni transazione, e sì, diciamo, hanno inventato i computer per quello, perché fondamentalmente va tracciata ogni transazione, adesso lo vedremo perché. Al limite uno potrebbe immaginare di tracciare l'inizio e fine giornata, però sarebbe meglio tracciare le singole transazioni. La partecipazione netta in cambio di token, cambio è baratto, no acquisto, vabbè sì, ok. Il baratto è comunque una vendita, cioè io ho dato via quello che avevo prima, quindi ho dato via la mia criptovaluta di partenza, e quindi è come se l'avessi venduta.
Se compro nel 2016 non devo dichiarare di aver comprato nel 2017. Eh no, se poi il BTC lo vendo nel 2019, la dichiarazione del 2020 dovrei fare la differenza col prezzo che ho comprato nel 2016. Sì, esattamente così. Sì. Scamma? Questa è una documentazione, domanda, in effetti. documentazione, 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 documentazione. Ho pagato e ho perso. Allora, lì la cosa è che se non mi danno niente in cambio, io praticamente ho subito un furto e quindi diventa più complicato. Sarebbe meglio che mi dessero qualcosa e che poi quel qualcosa non vale niente, io lo vendo a zero o lo vendo a quasi niente. Perché tenete presente che questo vale pure per i titoli. Finché io non vendo il titolo, ce l'ho in carico al costo storico e non riesco a prendermi la perdita neanche fiscalmente. Questo lo hanno sperimentato quelli che avevano comprato i titoli dell'Argentina. Le avevano comprati a 100, il titolo valeva 30, ma loro la perdita di 70 non se lo potevano scaricare finché non vendevano il titolo. Peccato che nessuno lo comprava. Quindi questo è un problema. Furto di cripto, stessa cosa. Se viene rubato è veramente un casino, perché fiscalmente non è, diciamo, una fattispecie, cioè non è deducibile. Quindi attenzione, perché al quadro del rebus ci arriviamo. Aspettiamo un attimo, ragazzi, con le domande adesso. Sì. Cerchiamo di seguire la scaletta. Andiamo un attimo avanti con la Allora, scaletta andiamo che Giorgio si era avanti. prefisso, poi dopo alla fine ci sbizzarriamo con le domande. Eravamo ai redditi di capitale, quindi quadro RM, tassazione sostitutiva 26%, largo circa, e conversione ai valori normali, in euro, sempre. Andiamo a caricare la slide successiva. E qui cominciamo a divertirci. Monitoraggio fiscale, cioè quadro RV. Ti abbiamo perso per un attimo, stavi dicendo quadro Dicevo, RV? adesso monitoraggio fiscale, quindi Ok. quadro RV. Esiste una norma dal 1990, che non è una cosa nuova, da quando gli italiani sono liberi di aprire conti all'estero, perché prima non potevano farlo. Quando è stata liberalizzata l'apertura dei conti esteri, quindi c'è stata la liberalizzazione valutaria, il fisco ha detto: ok, però mi dovete dire quello che avete all'estero. Voi siete liberi di avere i conti dove volete, ma alla fine dell'anno dovete scrivere nella dichiarazione dei redditi quello che avete. Le persone fisiche, il testo della norma è il seguente: le persone fisiche residenti in Italia che nel periodo di imposta detengono investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale di reddito. Ora, le criptovalute sono sicuramente attività estere di natura finanziaria e non sono detenute in Italia perché praticamente in Italia non ci sono. Questo sarà un problema che verrà sicuramente sollevato perché nel quadro RV io devo indicare dove detengo l'attività estera. Sicuramente sono produttive di redditi, quindi vanno dichiarate, manca il codice paese. Su questo se ne discuterà. Tenete presente che indicare un codice di paese sbagliato è molto meno grave che non indicare di averle. Quindi io potrei mettere, per ipotesi, la Cina per i bitcoin, sulla base della considerazione che in Cina c'è la maggior parte della capacità di calcolo della blockchain. E quindi io, dovendo scegliere, potrei dire che il peso maggiore nel deposito è in Cina. Potrebbero discutere, ma troppo sbagliato non sarà. Un bel giorno faranno un codice paese 00, che significa cyberspace, cyberspazio, e la finiamo. Quindi, se siete fuori soglia e la soglia è di 15.000 euro, perché la soglia per il quadro del doppio è 15.000 euro, va dichiarata la consistenza di fine anno e va dichiarata solo ai fini del monitoraggio fiscale. Non va dichiarato anche ai fini dell'IVAFE, perché l'IVAFE è un'imposta che in qualche maniera sostituisce l'imposta di bollo italiana sui conti correnti e sui depositi. È un'imposta patrimoniale, ma per come è scritta la norma, che colpisce i conti correnti e gli strumenti finanziari,
come gli strumenti finanziari sono qualificati e sono azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, eccetera, eccetera, le criptovalute sono. E per questo motivo, secondo me, l'IVAFE non va pagata allo stato attuale della normativa. È possibile che, tenete conto che l'IVAFE è il 2 per 1000, cioè non è tantissima roba, però allo stato attuale non sembrerebbe che l'IVAFE si applichi su questo genere di cose per come è scritta la legge. E quindi bisogna barrare la casella 20 nel quadro RW per dire che state facendo solo monitoraggio. Vedremo se qualche cosa cambierà in questo senso, perché comunque sia, per chi detiene tanta roba, il problema si pone, cioè è un problema significativo. Tenete presente che nel momento in cui vendete, fate la plusvalenza, dichiarate la plusvalenza, eccetera, eccetera, se voi negli anni precedenti non avete dichiarato di possedere quello che avete venduto, vi possono fare storie per i 10 anni successivi, quindi vi vanno a cercare 10 anni indietro per vedere se avete dichiarato o non avete dichiarato quello che voi avete venduto. Cioè, se io domani dovessi fare plusvalenza su Bitcoin e io gli dico li ho comprati, potrebbero andarmi a dire perché non hai fatto la dichiarazione del 31 dicembre 2014, 2015, 2016 e 2017. Cioè, 2017 ancora no, perché è ancora aperta. Però possono andare indietro per diversi anni a chiedere come mai non hai dichiarato, e lì le sanzioni che viaggiano sono abbastanza significative. Quindi, diciamo così, se uno ha in mente di fare una plusvalenza anche futura, è bene che si metta nella condizione di essere a posto con il monitoraggio. E qui arriviamo a chi mi becca, chi controlla, chi fa chi va a vedere che cosa. In guerra, contare sul fatto che l'avversario sia distratto o non sia sufficientemente bravo di solito non è furbo, perché dipende soltanto da loro. Dipende soltanto da loro come si organizzano, dipende soltanto da loro come fare le ricerche e utilizzare gli strumenti che hanno detto. E questo bisogna saperlo. Poi abbiano cose più importanti da fare, per qualsiasi motivo non le facciano, è una cosa che è al di fuori del controllo, diciamo, del singolo contribuente. Se uno decide di passare col rosso, deve sapere che magari passano anche le macchine. Tanto che c'è una componente. Ti sentiamo male, Giorgio. Scusatemi, così va meglio? Sì, sì, si è, c'ho il microfono che si è spostato. E dicevo, quindi i controlli si possono fare, poi che decidano di farli sono questioni organizzative, politiche, di valutazioni di opportunità, di tanta natura, ma che sono al di fuori del controllo del singolo contribuente, quindi dipendono soltanto dall'amministrazione. Se l'amministrazione decide di incominciare a fare certi controlli su certi fenomeni, ha il potere di farlo. Tenete presente che le blockchain, salvo alcune che sono fatte apposta per mantenere la riservatezza, in generale hanno una tracciabilità, cioè tutti sanno che la blockchain di Bitcoin è pseudo anonima, cioè contiene degli indirizzi pubblici che non sono nominativi, ma che nel momento in cui quell'indirizzo pubblico viene ricondotto a me, è possibile risalire a tutte le transazioni che io ho fatto e quindi vedere su quell'indirizzo pubblico tutte le entrate e tutte le uscite. Da questo punto di vista è un problema di associare la persona all'indirizzo, ma una volta che questa associazione per qualsiasi motivo è stata fatta, poi i controlli si possono fare e vede quello che è successo. Anche ammettendo che questa indagine non venga fatta, c'è un obbligo generale, oramai già dal 2013, per tutti gli intermediari finanziari italiani, che hanno l'obbligo di dare all'anagrafe tributaria tutti gli anni un file informatico con dentro tutte le movimentazioni di tutti i conti correnti, i saldi e i movimenti da e verso l'estero, cioè sia le carte di credito che le banche, quando io faccio un bonifico verso l'estero, quando ricevo un bonifico dall'estero,
quando faccio un pagamento con la carta di credito, tutto quanto viene spedito al fisco. E questo è una cosa di carattere generale che riguarda anche la posizione fiscale italiana, se volete. Diciamo, è uno degli strumenti contro l'evasione fiscale generalmente utilizzati. Quindi questo riguarda anche i bonifici che io posso fare verso l'exchange, i bonifici che l'exchange fa a me quando io vendo la criptovaluta, le altre attività che io posso fare con la carta di credito, eccetera, eccetera, e sono tutte operazioni che vengono rilasciate. E quindi, e questo vale in una certa misura anche per i paesi esteri, perché da qualche anno a questa parte si è sviluppato il cosiddetto Common Reporting Standard, che è un sistema internazionale sotto la guida dell'OCSE, in base al quale le banche di ogni paese trasmettono all'amministrazione finanziaria del loro paese i dati bancari e poi le singole amministrazioni finanziarie distribuiscono questi dati alle altre amministrazioni finanziarie. Quindi in pratica la Svizzera raccoglie i dati di tutti i conti, il fisco svizzero prende i dati degli italiani e li manda al fisco italiano. Questo è il meccanismo di come funziona il Common Reporting Standard e questo avviene tutti gli anni per tutti i paesi che aderiscono, che sono praticamente tutti tranne alcuni isolotti del Pacifico. Su queste basi o su qualunque altra base, quindi anche il fatto che io mi sia comprato una Ferrari, piuttosto che io abbia comprato una casa con piscina o che io sia andato a fare le vacanze alle Bahamas, l'Agenzia delle Entrate può decidere di mandarmi un questionario e mi dice: egregio, ci risulta che hai speso 28.000 euro per comprare una casa. Siccome la tua dichiarazione dei redditi non sembrerebbe giustificare una spesa di questo genere, vorremmo sapere dove li hai presi. Questo genere di questionari succedono e quando arrivano bisogna rispondere. Se uno non risponde, a parte la sanzione che è piuttosto marginale, da 258 a 2065 euro, se io non rispondo, perdo la possibilità di far valere eventuale documentazione che io potrei avere per difendermi. Quindi se io non rispondo, non mi posso più difendere e loro possono fare l'accertamento induttivo, quindi dire che quei 28.000 euro erano tutti redditi evasi e quindi farmi l'accertamento, le sanzioni e quant'altro. E a quel punto, se io non ho risposto al questionario, diventa veramente difficile difendere. Nello stesso tempo, se io decido di rispondere al questionario, devo dire le cose come stanno, cioè devo dire la verità, perché se dico cose false è un reato penale. Quindi non è detto che il questionario arrivi in primo luogo, ma se arriva bisogna fare attenzione a quello che si fa o non si fa. Dal 3 al 15% se non dichiarato, sì, beh, potrebbe essere anche di più perché dipende dal paese di detenzione. Poi vediamo le domande alla fine. Andiamo con le ultime slide. Quindi poteri di indagine, spero che sia chiaro che non sono zero i poteri di indagine, non è nemmeno una revolverata, dipende poco sempre ci manca, importi, diciamo. Dipende sempre dagli importi, dipende sempre dalle circostanze, dipende da tante cose, però non sono zero i poteri di indagine. Cioè, se io certo. Voglio godermi i soldi, ragionevolmente, questo è stato diciamo quello che è successo quando ci sono stati gli scudi fiscali, la voluntary disclosure, eccetera, eccetera, c'era gente che all'estero aveva 1, 2, 3 milioni di euro e nel momento in cui cerchi di spenderli ti arrivano addosso come un tram. Magari è meglio regolarizzarli. Quindi da questo punto di vista uno deve anche avere un'idea che se a un certo momento li voglio usare e voglio essere libero di usarli, è necessario che siano fiscalmente regolari, perché sennò poi succedono problemi e quindi non è tanto il caso di scherzare, perché può succedere. Quindi questi sono le amministrazioni. Alla fine, visto che più o meno siamo in orario, consigli pratici. Ho visto prima che qualcuno chiedeva se io faccio trading molto spinto, eccetera, eccetera. Ragazzi, premesso che è una materia, come dire, in divenire, però io più documentazione raccolgo, più documentazione tengo a disposizione
pronta per essere presentata nel momento in cui se ne dovesse presentare la necessità, che non è detto che debba succedere, ma se succede è bene averla, io credo che uno dovrebbe cercare di tenere ordinatamente traccia di tutto quello che fa. Quindi utilizzando, diciamo, organizzandosi nella gestione dell'attività in maniera tale che più o meno in automatico, quando io faccio una compra, quando io faccio una vendita, quando faccio determinate operazioni, mi rimanga la traccia di quello che è stato fatto. Essere sistematici, essere da questo punto di vista ben organizzati. Perché se uno lo fa in modo sistematico, alla fine non diventa neanche così, così impegnativo. Cosa bisogna tracciare? Bisogna tracciare data e ora dell'operazione, tipo di operazione che ho fatto, quindi acquisto o vendita, chi erano le controparti, e questo è importante nel momento in cui dovessi andare a un controllo, dire ho fatto questa operazione con questa certa controparte, quali erano gli asset, quindi cosa ho comprato, cosa ho venduto, a che prezzo, e se ci sono stati dei costi nella transazione, quindi se ho pagato commissioni, se ho pagato qualche cosa del genere. Perché questi costi sono fiscalmente deducibili, quindi è inutile pagarci le tasse sopra se io posso documentarli. In questo senso, tutto ciò che l'exchange mette a disposizione o sistemi automatici di tracciamento, eccetera, eccetera, secondo me sono assolutamente validi, vanno tenuti. L'ideale è quello di avere le contabili delle singole operazioni con l'intestazione di chi le ha emesse, perché è chiaro che se io faccio un foglio di carta dove c'è scritto che il 22 di febbraio del 2018 ho venduto 100 bitcoin a 10.000 euro, qualcuno mi potrebbe dire ok, ma come lo dimostri? Cioè che cosa è? Chi lo ha detto che tu hai fatto questa operazione? Quindi, premesso che non è che bisogna firmarlo con il sangue, che non è che bisogna avere un pezzo di carta firmato da un notaio, però nello stesso tempo anche un pezzo di carta scritto a mano sul retro di una busta non va bene. Quindi bisogna cercare di avere per quanto possibile della documentazione presentabile, circostanziata, ecco, che abbia una sua dignità. Personalmente suggerirei, ma è un suggerimento pratico su cui, diciamo, ognuno può avere le valutazioni che vuole, di autospedirsi un file periodico in maniera tale da avere una traccia, quantomeno in data certa, del fatto che a quella data quelle cose erano già state fatte. Perché un conto è, oggi mi chiedono un pezzo di carta del 2016 e io oggi gli do un pezzo di carta che potrebbe essere stato prodotto con la stampante mezz'ora prima, e un conto è se gli faccio vedere, magari con una PEC, che quel PDF esisteva già nel 2016. Perché sicuramente questo ha una credibilità molto molto. Credo che gli exchange facciano esportare dati di trading in un foglio Excel senza intestazione, però se io quel foglio Excel lo certifico come data ad una certa data, a quel punto diventa un pochettino più credibile. Uno screenshot con la marca temporale, esattamente. Diciamo che vale tutto da questo punto di vista, perché non essendoci una normativa, non è che qualcuno ti dice quello che sei obbligato a fare e se non lo fai hai un problema. È un mondo nel quale bisogna cercare di fare quello che ragionevolmente risolve il problema, e quanto più io cerco di andare in quella direzione, quanto meno problemi teoricamente dovrei avere. Sì, farlo cercare dal notaio, certificare il notaio mi sembra un po' eccessivo. Direi che una data certa è più che sufficiente. Alla fine dell'anno si dà tutto al commercialista, il commercialista lo mette nella dichiarazione dei redditi, a quel punto diventa anche per gli anni successivi in qualche maniera consacrato, nel senso che sono loro che devono dimostrare che era falso. Ma anche banalmente i movimenti del wallet, Giorgio, cioè lì si vedono, cioè se tu guardi una blockchain, il tuo wallet, fai una scansione del tuo wallet, lì i movimenti ci sono tutti, sì. E sono certificati, cioè nel senso sono in blockchain, quindi sì.
da quel punto di vista in teoria dovremmo avere una documentazione. Sì, da quel punto di vista, se sono movimentazioni del wallet, quindi, però il problema della movimentazione del wallet qual è? Che io non sono in grado di dire cosa c'è dall'altra parte. Certo. Ma scusa. Io vedo solo un pezzo della transazione nel wallet, ma non so se li hai venduti Bitcoin a 1000 o a 10. E quindi devi avere l'altra metà della transazione. Sì, no, beh, questa la vedi comunque sempre in blockchain, vedi... Ah, tu dici la transazione in sé, sì. A che prezzo è stata fatta? Sì, certo. E quello è quello il cambio, ma non vedi... Esatto, sì. È quello il punto fondamentale. Quindi lì bisogna avere un'altra documentazione che dice quel trade è stato fatto a quel prezzo. E alla fine dell'anno, quindi chiuso il 31-12, con l'1-1 riparte un anno nuovo e si fa la dichiarazione dei redditi. Alle volte si vende e si compra 100 volte in un giorno. Sì, lo so, e a quel punto l'ideale sarebbe un foglio Excel dove ci sono operazioni svolte il giorno febbraio, tutta la spatafiata, che magari quadra con l'acquacciato caldo del conto corrente, eccetera. E ti sentiamo male. Scusate, cioè, c'ho il microfono che mi si sposta. No, dicevo, se io ho l'inizio e la fine e mi faccio un foglio Excel e quel foglio Excel alla fine quadra il saldo iniziale e il saldo finale, quella è la documentazione di quella giornata di attività. Questo è un po' il discorso che si può fare. Se io riesco a tenere traccia anche magari dei file CSV che ho scaricato e quindi me li tengo tutti quanti in una directory che sono marcati temporalmente, eccetera, eccetera, è chiaro che si possono manomettere, però dipende sempre da quale sia da quant'è l'entità della movimentazione. Ecco, questi erano suggerimenti, ripeto, non è che ci siano delle regole fisse, tenete presente che più informazioni si danno e più queste informazioni sono riscontrabili, tanto meno qualcuno vi può venire a dire che sono farlocche o che sono sbagliate. Quindi è questo un pochettino il quadro. È chiaro che il problema si pone quanto più elevata è la movimentazione, nel senso che se è roba di piccolo, piccolo, piccolo e piccolissimo cabotaggio, l'entità del rischio che uno si assume non è particolarmente elevata, però allo stesso tempo uno sa che quel rischio esiste. Sì, tu hai scritto un bellissimo articolo, tra l'altro, su quei 56.000 euro, no? Sì, sui 51.634 e quel che l'è. Ecco, forse c'era anche una domanda prima, se c'è sì. ancora da fare. Cioè, diamo una allora, speranza dopo. Quel limite lì dei 51.000, eccetera, eccetera. Allora, vale per il Bitcoin. Vale anche per le criptovalute assimilabili al Bitcoin, cioè quelle che sono solo ed esclusivamente mezzi di pagamento. Non fatelo con Tether piuttosto che con Bankera, cioè quello lì non sconsiglierei di farlo. Se voi avete criptovalute e fate trading infragiornaliero e alla fine della giornata non avete una posizione in criptovalute, o comunque non tenete la posizione aperta per più di una settimana, o comunque la posizione non supera i 51.000 euro, a quel punto non avete il problema di andare a fare dichiarazioni. Cioè, le attività in criptovalute sono assimilate, diciamo, in criptovalute come Bitcoin, sono assimilate alle attività sulle valute estere, e le valute estere hanno una sorta di franchigia, che è di 51.000 euro per 7 giorni lavorativi. Quindi, se io non sforo i 7 giorni lavorativi consecutivi con più di 51.000 euro in termini di controvalore iniziale di Bitcoin detenuti, non ho il problema di fare questo giro. E qui scusate, ma io ci farei stare un applauso, perché questa cosa è importante.
Sì, se si viaggia su Bitcoin e o valute similari, quindi valute che abbiano scopo di mezzo di pagamento e che non hanno diritti di altro genere, se siete sotto i 51.000 e con 7 giorni ci siete. Attenzione, non è lo stesso, perché non vale la stessa esimente se fate operazioni a leva o fate operazioni con futures e cose di quel genere lì. Però attenzione, perché rientriamo, qui parliamo di privati, sì. Cioè il privato, il discorso del mining che abbiamo fatto prima è un altro discorso. No, il mining non c'entra niente. È un altro, esatto. Il mining non c'entra niente, questo è un limite per i redditi diversi, quindi per le plusvalenze, plus e minusvalenze, relative strettamente alle criptovalute con caratteristiche di mezzo di pagamento, quindi esatto. tipo Bitcoin. Quindi sul Bitcoin hanno detto espressamente che vale il limite dei 51.000. Il limite dei 51.000 è la consistenza della detenzione del Bitcoin per una settimana. Quindi se io rimango sempre sotto i 51.000 euro, sono sicuro che pure se li tengo lì tutto l'anno non succede niente. Se compro più di 51.000 euro di Bitcoin, so che li devo vendere prima che siano passati 7 giorni, perché sennò mi scappa. Il 51.000 è la consistenza, quindi il saldo dei Bitcoin che io detengo in qualsiasi momento non può superare per più di una settimana. Quindi dal momento in cui io comincio a ticchettare l'orologio, e se non li rivendo prima dei 7 giorni mi scatta la plusvalenza. Concretamente a livello operativo potremmo spiegare passo passo se poi si fa cash out e si chiede un bonifico in banca in valuta fiat. Sì. Cioè io oggi compro 50.000 euro di Bitcoin, li prendo, me li tengo lì e sostanzialmente non devo fare niente. Devo fare l'RV, attenzione, quello sì. Perché l'RV, certo, il limite è la dichiarazione iniziale. La dichiarazione a fine anno della consistenza dell'acquisto, okay. del fatto che ho un conto di quell'entità, quello lo devo dichiarare, perché comunque se faccio la vendita fa al costo storico al costo di fine esercizio, cioè diciamo al costo storico o al prezzo di fine esercizio? Al costo storico. Al costo storico, sì, prezzo che ho pagato per... okay. Se ne prendo più di 51.600 e quel che l'è, devo rivenderli prima della settimana, perché se li rivendo dopo la plusvalenza diventa imponibile. Pronto? Se compro oro in lingotti, l'oro è sempre imponibile. Non ha la stessa esimente sui 51.000. Se per ogni settimana compro e vendo sotto 50.000, sei sicuramente sotto. Mi sentite? Sì. Quindi se ogni settimana compro e vendo sotto i 50.000, cioè se io ho un sistema per cui compro sempre sotto i 50.000 e il mio deposito complessivo, cioè la mia consistenza di Bitcoin, non supera mai i 50.000, sono sicuro che il problema della plusvalenza non mi si pone. Se invece io vado sopra i 50.000 e ho un sistema che mi assicura che io prima che sia passata la settimana li rivendo, anche lì non ho il problema della plusvalenza. Se io compro 100 volte al giorno 49 e li rivendo prelevando i guadagni, niente, sei fuori, non superi il... non diventa imponibile. Quindi se compri 100 volte al giorno 49.000 e poi li rivendi, sei a posto. Sì, però parliamo sempre di Bitcoin. Sì, sempre di Bitcoin, e tra l'altro, attenzione, la domanda è pertinente, 51 del totale delle cripto che possiedi. Sì, non solo delle cripto, anche di tutte le altre valute fiat straniere che non sono euro. Quindi se io ho 50.000 dollari sul conto e faccio trading sulle criptovalute, comunque vado fuori con il...
Ipotizzando di aver fatto benefici in un anno verso exchange esteri superiori al 51, per esempio 55, inserire il totale del quadro RV per il monitoraggio, se li hai alla fine dell'anno, sì. Se cosa decide, se cosa succede se decido di riportare nel conto corrente, dipende se nel frattempo hai avuto o non hai avuto i bitcoin. Se riporto i 55 più il gain, la situazione... Aspetta, perché... Ok, fatto bonifici, poi però hai comprato i bitcoin, immagino. Parlo a Dresda che stava domandando, ah, ok. Quindi hai mandato fuori sopra i 51, hai comprato bitcoin, dipende se hai superato la settimana, se hai superato la settimana li rivendi, quella è un capital gain imponibile. C'è qualcuno che vuole fare una domanda a voce direttamente, senza magari scriverla? Sì, 26%. Così. Sì, 26%. Sto rispondendo a Dresda che scrive. Sì, sì. No, non del totale, della differenza tra il costo di acquisto e il prezzo di vendita. È interessante rispondere a voce alle domande scritte. Esatto, se qualcuno ha il microfono, non c'è persone vicino magari che può disturbare, vuol parlare, me lo scriva pure sotto che gli do la parola, così gli fa... Per curiosità, il 26% è solo in Italia. E, sì, in altri paesi è molto di più. Cioè in Germania è tassazione ordinaria, per esempio. Se io ho fatto mining con il PC nel 2009 a costo zero e li rivendo ora, ora è tutto ricavo. Ora è tutto ricavo ed è tutto imponibile. È imponibile come reddito d'impresa. 26% anche per il cambio BTC Ether. Sì, perché io cambio il BTC, cambio BTC contro Ether vuol dire che vendo BTC al controvalore di oggi in euro e compro l'Ether allo stesso controvalore in euro. Per le ICO, come dicevamo prima, bisogna vedere quanto paghi e quello è il costo storico dei token che ti sono stati assegnati in cambio del prezzo che ti hanno dato. Gentile. Nuovo messia. Sei stato nominato nuovo messia. Intanto ragazzi, diamo un attimo di pausa a Giorgio, poverino, che ci sta parlando da un'ora rispondendo a un sacco di domande. E volevo dire che abbiamo aperto la Tax Square, la trovate all'interno delle nostre chat square. GDA ovviamente, Giorgio è a vostra disposizione, risponderà col tempo che ha a disposizione alle domande che lascerete in Tax Square, ed è responsabile della Square, quindi lo vedete qui a destra, GDA nei responsabili delle Square. Poi potete anche eventualmente contattarlo privatamente se avete delle domande particolari. Non vi prego, non riempitelo di domande direttamente, magari postate prima in Tax Square, poi se avete qualcosa di particolare o eccetera potete anche contattarlo privatamente, però ecco, siate sì, gentili, diciamo, lasciate eventualmente anche le domande sulla Tax Square, io quando riesco mi collego, poi vediamo come fare, vediamo un po' come funziona anche proprio nella chat, tra presenza e non presenza, vediamo come fare per gestirla, ma comunque io sono a disposizione, ben volentieri, anzi, ripeto, chi ha domande o chi vuole proporre qualche argomento per qualche approfondimento, a me fa piacere perché così abbiamo anche, diciamo, materia su cui produrre un po' di materiale. Esatto, perché poi comunque Giorgio scriverà periodicamente articoli, sia proposti, sia per dirimere qualche dubbio che può sorgere, e li pubblicheremo sempre sul nostro canale di Steam, li troverete comunque sempre su Facebook, nella News Square, e poi quando pubblicheremo il sito troverete una sezione che è completamente dedicata proprio alla tassazione, e dove scriverà appunto il nostro Giorgio. C'è nessuno che vuole fare una domanda a voce? Dai, fatevi sentire, fate una... Quanta gente abbiamo collegata? Dunque, al momento siamo circa 100,
200. Caspita. Sì, circa 200 persone. Sì, in chat vocale non sono proprio 200, sono un centinaio. Comunque abbiamo raggiunto anche un centinaio, l'ho contati. Ah, ok. Caspita. Okay. Sì. Vabbè, a questo punto una domanda la faccio anch'io. Quindi in pratica se noi non andiamo poi a fare un resoconto dei nostri movimenti, è a nostro discapito perché tutto ciò che andiamo a vendere poi risulta come plusvalenza. Sì, diciamo che se viene intercettata la vendita e tu non sei in grado di dimostrare il costo di acquisto, il rischio è che ti venga detto che è tutto reddito. Appunto. Esiste questo rischio. Ok, perfetto. esiste questo rischio, cioè parliamo sempre di una circostanza in cui viene intercettata la vendita, quindi viene visto il flusso in ingresso, e quel flusso in ingresso è reddito, a meno che tu non dimostri che non lo è, perché questo è il problema vero delle presunzioni con il fisco. Okay. Loro vedono che tu hai incassato X e ti dicono che cos'è, e tu gli dici è la vendita del Bitcoin. Benissimo, dimostrami a quanto li avevi pagati. Okay. Che li avevi comprati, e che quindi non è tutto reddito, ma è reddito solo la parte differenziale. Che se lo puoi fare, problemi zero, cioè paghi solo sulla differenza. Che poi non è così difficile, perché poi se si ha bene o male quello che è il wallet, nel wallet si è registrato, nel momento in cui sono entrati nel nostro wallet, io potrei dire ok, questi Bitcoin che ho venduto oggi li ho ricevuti questo giorno qui, in questo giorno avevamo un prezzo del... Quindi in qualche modo si potrebbe... Meglio che niente, sì. L'ideale sarebbe se tu avessi anche l'altra metà dell'operazione, dici li ho comprati certo. Dall'exchange, dal Deitali, il cui indirizzo è noto e quindi è quello, e ti faccio vedere che gli ho fatto un bonifico di X. Certo. Quella è la situazione, chiaramente ideale. L'altra è una buona, diciamo posizione difensiva, però è subottimale, diciamo, rispetto al fatto di poter far vedere il bonifico. Ok, no, questo lo dico perché presumo che tantissimi, la stragrande maggioranza delle persone non si siano poi adoperate negli anni per fare un resoconto fiscalmente e poi presentabile, perché se adesso ci si approccia è una cosa comunque nuovissima, quindi iniziando da quest'anno o l'anno passato magari si può fare qualcosa, ma diciamo che visti i valori in gioco, visto il fatto che comunque i valori sono saliti tanto nel 2017, il 2017 tutto sommato diciamo è quello in cui sono successe la maggior parte delle cose. Quello che è successo prima, in effetti, lì bisogna cercare di trovare quello che si può trovare. È sempre la solita storia. Non è detto che debba succedere un problema, però più tempo passa e più si rischia di perdere la documentazione, si cambia il computer, cambi l'account, cambi il wallet, eccetera, eccetera, magari riuscire a recuperare tutto quello che si può recuperare è già molto meglio che niente, perché piuttosto che fare... Prima si inizia meglio, insomma. Piuttosto che fare scena muta di fronte a una richiesta, è meglio poter tirar fuori qualche cosa, anche se non è proprio l'ideale. Prima si comincia a fare pronto? Adesso ti sentiamo, okay. Scusate, dicevo, prima si comincia meglio è, e quello, per quello che è stato già fatto, che oramai è fatto e non si può tornare indietro, comunque meglio, diciamo, qualcosa è sempre meglio di niente, certo. Quindi per quello che riesco, come diceva prima Pietro, se io posso dire li ho comprati in quella data e in quella data il prezzo era largo circa X, posso dire che è reddito. Soprattutto, sai qual è la cosa importante? Posso dire che si tratta di reddito da sottoporre a tassazione sostitutiva, quindi che va al 26% e non va ad aliquota marginale, quello è importante. Perché se io non posso dire che li ho comprati magari anche solo a 100 euro l'uno, però li ho comprati nel 2014, mi diventa tutto reddito, ma va ad aliquota marginale, quindi va sulla mia aliquota IRPEF ordinaria. Se invece io posso dimostrare con i movimenti del wallet che comunque è un'attività di quel tipo lì, che ho comprato e venduto, a quel punto sono sicuro che vado nell'aliquota dell'imposta sostitutiva e pago solo il 26%. È tutta un'altra vita. Mm-hmm. E soprattutto lo devo pagare nel momento in cui li vendo. Certo. Chiaro.
Invece avevo una domanda da fare, che era una questione di chiarezza sulla normativa dei 51.000 euro, se possibile, che credo interessa tanti altri. Vado magari errando, però volevo fare chiarezza. La normativa dei 51.000 euro, mi pare che dica espressamente, che poi venga applicata, questo è un altro discorso, però che dica espressamente che vi sia l'assenza di base imponibile laddove non c'è il fine speculativo, o sbaglio? No, 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 Se possiamo, è no, una giusto cosa. per, se possiamo far chiarezza su questa cosa No, che credo allora interessa a aspetta, tutti. aspetta che cerco il riferimento normativo. Allora, lì il discorso del fine speculativo riguarda le operazioni a pronti su valute estere, dove l'acquisto a pronti della valuta estera non è di per sé, da quello che hanno scritto, foriero di redditi imponibili perché manca l'intento speculativo. Ora, parliamo di acquisti di valuta fisica, cioè parliamo di acquisti di banconote. Qui, aspetta un secondo, sto cercando. Sì, mi faceva anche notare Fabio Lugano, ovviamente se non c'è la presenza di una leva, se siamo in presenza di Sì, leve. se c'è leva, cambia la lettera dell'articolo 67 a cui bisogna fare riferimento e quindi diventa una cosa diversa. Esatto. Sì, chiaro. Allora, Non allora. è sul caso dei contratti No, per comunque differenza. Certo, il certo. discorso, se io me lo ricordo, parlava del Bitcoin e diceva che il Bitcoin investimento, l'acquisto di valuta, in quello manca il fine speculativo, cioè loro ritengono che non ci sia fine speculativo nell'acquisto di Bitcoin. E pertanto, se non mi ricordo male, Giorgio, poi correggimi se Sì, sbaglio. no, tu stai parlando dell'interpello della risoluzione L'Agenzia delle Entrate. dell'Agenzia delle Entrate, Esatto, che 74, 73. sì, la Sì, 74, proprio quella, proprio quella. sì, che voglio dire, bisogna fare attenzione a quella risoluzione perché su quel punto non è particolarmente brillante. Un attimo, che la sto cercando, cioè, 72 del 2 settembre, Ecco. la sto cercando, la sto aprendo. Sì, perché nella realtà dei fatti il fine speculativo c'è, nel senso è per No, ma quello lì che. la cosa è delicata perché Ok. il testo della norma, un attimo che stavo cercando Sì, proprio sì, sì. il testo della norma, eccolo qua, CTER è il comma, è la lettera CTER del comma 1 dell'articolo 67. Il CTER dice che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere è reddito diverso. E agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente. Quindi quando io prelevo dal deposito, comunque è come se avessi venduto la valuta. C'è poi una norma di, diciamo così, correzione che sostanzialmente, un attimino che la trovo, è l'1 ter della lettera N che dice che le plusvalenze derivanti dalla cessione di valute estere rivenienti da depositi e conti concorrono a formare il reddito a condizione che la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti sia superiore a 100 milioni di lire per almeno 7 giorni lavorativi continui. Quindi sopra la CTER ti diceva che le valute estere erano imponibili e si considera cessione anche il prelievo dal conto. Qui sotto ti dice che comunque vanno a fare reddito solo se la giacenza complessiva supera i 100 milioni per 7 giorni lavorativi continui, che è quello che si diceva manca lo scopo speculativo, cioè qui si dice se io ho ottenuto per pochi giorni una valuta al di sotto di quella cifra, non ho l'intento speculativo. Nella circolare, nella risoluzione, dove si parla della risoluzione, loro dicono, e lo dicono incidentalmente con riferimento al fatto che io abbia, come dire, comprato banconote estere,
loro dicono l'utilizzo a l'acquisto a pronti della valuta estera o la vendita a pronti della valuta estera comunque non dà origine a comunque non dà origine a redditi imponibili. Questa è una norma di carattere generale, ma qui il problema è la provenienza dal conto, cioè il fatto che io possa dire che quel bitcoin, che il bitcoin sia o non sia proveniente da un conto o da un deposito. Io ritengo che non ci sia sicuramente il conto, perché il conto corrente è un contratto particolare con cui vengono regolati i rapporti tra le parti, quindi manca la controparte con cui io, diciamo, faccio il rapporto di conto corrente, mentre invece il bitcoin sostanzialmente è depositato, quindi è un deposito quello che io ho, è l'equivalente di una cassetta di sicurezza di cui io posseggo la chiave, fondamentalmente. Sì. E quindi è un deposito, e la vendita del bitcoin è vendita di valuta estera riveniente da un deposito, e quindi vale il discorso del fine speculativo che io supero se sono al di sopra delle soglie di cui si diceva prima, quindi del 51. Okay. Quindi io non penso che l'esenzione, quella che loro menzionano qui in maniera abbastanza, come dire, marginale, sia una esenzione generalizzata e che vale a prescindere. Poi su questo punto devo dire, ci sono delle voci che circolano in base alle quali sembrerebbe che ci siano stati degli interpelli sui quali è passata un'interpretazione più liberale, cioè dove hanno detto sostanzialmente che effettivamente non si paga. Allora, io questi interpelli non li ho visti. È importante sapere che se ci sono in gioco delle cifre grosse, quindi se ne vale la pena di andare a fare l'interpello, perché tanto il peggio che ti può succedere è che ti dicano che sono imponibili al 26%. Ma magari se uno prende la posizione che si tratta di cose che non hanno intento speculativo, magari passa. E qualcuno dice che qualcosa sia passato in questo senso anche per cifre importanti. Quindi da questo punto di vista sono voci che vale la pena di andare a verificare, perché si tratta semplicemente, se le cifre in gioco sono significative, di fare un interpello. Si dice all'amministrazione: guardate, la situazione è così, così e così, secondo noi non si paga perché sono operazioni relative a divise, banconote con valore liberatorio, punto, basta, fine. E magari passa. Può anche essere, non è detto che non sia. Chiaro, ti ringrazio. Quindi, ragazzi, diciamo che in linea generale, se uno rimane all'interno di quel margine è tranquillo. Se uno va sopra quel margine e le cifre in gioco lo giustificano, vale la pena di fare un interpello. In subordine uno può anche dire: non pago perché ritengo che, perché mi adeguo all'interpretazione di questa risoluzione. Se poi mi vengono a fare storie, faccio ravvedimento per uno. Ravvedimento peloso significa che comunque si deve pagare un... paghi e poi paghi la sanzione ridotta a seconda delle circostanze, un sesto, un quinto, un terzo, poi dipende da come si svolge, però diciamo che non è una rivoluzione. Sì. Diciamo, quando ti arriva il questionario ti dicono come mai non hai pagato, gli dici: ah guarda, mi sono sbagliato, pago il 26 e la sanzione ridotta. Ecco, interessante quello che chiede Silver Fox, no? Quindi siamo nell'ambito delle criptovalute, ma se lui subisce una perdita, ad esempio adesso c'è stato BitConnect, no? Che ha chiuso e molti hanno subito delle minusvalenze importanti, e come le può considerare? Cioè, se ha avuto delle plusvalenze in campo azionario, per dire, no? Sui mercati tradizionali, può scontarsi con le minusvalenze delle criptovalute? Allora, sì. La risposta è sì. Ci sono degli aspetti procedurali però che devono essere valutati, nel senso che se io ho un rapporto con una banca e a questa banca ho dato l'opzione per il regime del risparmio amministrato, quella banca fa lei le ritenute, il 26%, paga lei il 26%, io non devo fare nulla. Per potermi scontare le plusvalenze, le minusvalenze che ho fatto con le criptovalute, dalle plusvalenze che faccio sulle azioni, devo andare in dichiarativo con tutto.
tenete presente, in questo genere, nei redditi diversi, ci sono due regimi opzionali e un regime ordinario. Il regime ordinario è il regime della dichiarazione. Quindi io... Anche scusa, non abbiamo sentito, il regime della... È il regime della dichiarazione, cioè è il regime in cui io faccio le operazioni anche con la banca, dico alla banca compra, vendi, e poi alla fine dell'anno io vado e faccio la dichiarazione dei redditi. Okay. Poi ci sono due regimi opzionali dove io posso dire alla banca: guarda, ti do l'incarico di applicare tu le imposte. E questi due regimi, il regime del risparmio gestito e il regime del risparmio amministrato, prevedono che la banca possa fare lei i calcoli e applicare lei l'imposta e pagare lei l'imposta, con il che io non devo fare più nulla. Allora, se io in banca ho il regime del risparmio amministrato o gestito, le minusvalenze che ho fatto con le criptovalute non ci faccio niente, perché la banca non me le prende in considerazione. A quel punto io dovrei tirare fuori dal regime del risparmio amministrato i miei titoli, gestirli autonomamente nel regime della dichiarazione, e a quel punto, quando alla fine dell'anno faccio la dichiarazione, mi compenso le perdite. Ma peraltro, attenzione, perché queste perdite devono essere perdite certificabili, cioè devo poter dimostrare che quelle perdite io effettivamente le ho fatte. Quindi devo avere della documentazione che mi dice, perché se no, sai, è troppo facile, dice: ho guadagnato tanto sulle azioni e ti tiro fuori dal cappello che ho fatto una mega perdita sulle criptovalute. E siccome è un costo fiscalmente deducibile, lo devi documentare. E quindi, certo, quanto meglio tu riesci a documentarlo, tanto meglio è, e tanto meno probabile è che ti facciano delle storie. Quindi, tanto per cominciare, devi uscire dai regimi opzionali e andare nel regime della dichiarazione. Successivamente devi avere delle perdite che siano perdite valide, che si possono far valere. E per farle valere bisogna che siano certificabili. Come dicevo prima, la perdita è certificabile, diciamo è realizzata e quindi utilizzabile nel momento in cui io la fisicamente la realizzo. Quindi quando vendo a 10 una cosa che ho comprato a 100, ho fatto una perdita di 90, e quella perdita di 90 è deducibile. Ma se io ho comprato una cosa a 100 e adesso vale 0 perché io non riesco più a venderla, oppure vale 0 perché non mi hanno dato niente in cambio, oppure vale 0 perché è successo un problema sul wallet, cioè ho perso le chiavi del wallet. Beh, si può fare una vendita a 0 però, no? Devi fare una vendita a 0, cioè la devi fare. La devi fare, beh, se tu hai a zero, uno se li ricompra, molto banalmente, sì, no? Sì, cioè va fatta l'operazione, e anche lì va fatta in maniera tale che sia tracciabile e si dica effettivamente io l'ho venduta e non ho ricevuto niente in cambio. Okay. Questa è la parte, diciamo che questa è la parte proceduralmente che va gestita, non sto dicendo che sia impossibile, bisogna semplicemente sapere che bisogna tenere presente l'aspetto procedurale in questa cosa qui. No, infatti parlavamo, Mauri, di BitConnect e non ad esempio di quelli che hanno scammato, perché lì il problema persiste, cioè tu comunque hai, a quel punto dovresti fare una denuncia all'autorità, non so, ai carabinieri eccetera, e dirgli: guardate, quelli lì da un momento con l'altro io c'avevo sopra tot, mi hanno chiuso il sito. E a quel punto ho perso la possibilità di recuperare i miei capitali. Mi hanno truffato. È una truffa quella, no? Sì, è una truffa. E diciamo, far valere un atto tra privati in cui tu dichiari che vendi a zero a uno? Come fai? Sì, si può? Sì, lo puoi fare. Altrimenti dovresti fare una sorta di ammortamento, però è un casino. Cioè, io l'ho visto succedere con le Argentina, e con le Argentina purtroppo c'era proprio il problema che non erano neanche più vendibili, perché non venivano più tracciate sulla borsa, e quindi non si riusciva a venderla, dovevi vendere con il fissato bollato fra privati. Però se lo fai lo vendi, certo. Ma cioè, infatti c'è una differenza tra una operazione in scam, quindi in truffa, su una ICO ad esempio, che non ha mai rilasciato il token, oppure un token che comunque
esiste e persiste su una blockchain che, anche se svalutato a pochi centesimi, comunque continua a esistere. Quindi, esatto, in quel momento, se si vende, ci sarà sempre una minusvalenza, se si riesce a vendere, perché a quel punto non puoi fare neanche la vendita a zero, perché se comunque vale qualche centesimo, tu lo devi vendere a quel qualche centesimo a qualcuno che è disposto a comprarlo. Sì, diciamo che il problema è come se ti vengono a rubare in casa, se ti fanno lo scam e non ti danno niente in cambio, esatto, è come se ti avessero truffato, non entri proprio nel regime del risparmio perché non hai un titolo. Esatto, è quella la differenza. E non è deducibile. Cioè non è un costo, non è un costo che tu puoi dedurre fiscalmente. Beh, Pietro, io direi che abbiamo pure ottenuto tanto, ecco, no? Bravo, esatto, lo stavo tutto dicendo ma avevo il microfono mutato. Si sono fatte le 11:15, direi che abbiamo goduto dell'esperienza di Giorgio e della sua pazienza per parecchio tempo. È stato un piacere, è stato molto interessante. No, soprattutto per noi. Cioè, no, ti ringraziamo veramente tanto, Giorgio, perché ci hai aperto gli occhi su molte questioni e che comunque sia, volentieramente, che bisogna considerare, no? Noi ci dovremmo scendere a patti con questa situazione. Bisogna saperlo. Se fino adesso eravamo un po'... Tra l'altro, questa è una considerazione che stavo facendo oggi proprio con delle persone. Il problema delle criptovalute, da un certo punto di vista, è che vengono viste come un qualcosa di un po' oscuro e tendenzialmente sneaky. E il fatto di cercare di farle rimanere al di fuori dell'ambito fiscale le fa diventare ancora più sneaky, cioè diventano sempre, cioè, a maggior ragione, per diventare mainstream devono diventare compliant dal punto di vista fiscale. Certo. Perché altrimenti non diventano mainstream, cioè restano sempre confinate, certo, in una situazione dubbia. Quindi è desiderabile anche per le criptovalute trovare il modo di regolarizzarle e di gestirle bene dal punto di vista fiscale. Che poi questo sia difficile, purtroppo è la verità, ma è difficile anche per le attività finanziarie del mondo tradizionale. E questo vale per le azioni, le obbligazioni, i fondi, cioè, vi potete immaginare del casino con i fondi esteri, quando ci sono i conti esteri e cose di quel tipo lì. Quindi purtroppo è così, secondo me l'obiettivo dovrebbe essere quello di far diventare regolari dal punto di vista fiscale, in un certo punto di vista normali, le criptovalute. Esatto, e questo aiuterebbe anche in termini sia di visibilità che anche proprio per le persone, in termini di facilità di approccio anche nei confronti delle criptovalute. Bene, Giorgio, noi ti ringraziamo immensamente. Grazie, grazie a voi e ci risentiamo presto. Esatto. Concordo, grazie anche da parte mia. Bene. Buona serata a tutti. Ci riaggiorniamo. Ci sentiamo buona presto. Serata a tutti, ragazzi. Grazie mille. Grazie. Ciao. 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 Grazie mille.